Ok, eccoci qua, buongiorno Simone. Ciao Marco, come stai? Tutto a posto, grazie, grazie mille. Tu, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, grazie mille. Benissimo, allora salutiamo nuovamente chi ci sta seguendo, anche perché il numero è salito ulteriormente. Eh, siamo io e Simone Porto. Come avete anche ulteriormente intuito dal video, eh, parliamo di un libro... Davvero diverso dal solito, ma io partirei con, la, con una prima domanda introduttiva. Quindi, prima ancora di passare al libro di cui ci, sarà, su cui ci sarà comunque tutto il tempo di parlare, vorrei farti una domanda un po' più personale, insomma, Simone. Wow, secondo okay. me eh, qualche domanda a sorpresa ci vuole. Allora, secondo me. Più o meno tutti ti conoscono insomma anche perché la nostra audience è fatta di albergatori consulenti quindi tu sei sicuramente molto conosciuto come giornalista come consulente probabilmente anche come autore perché questo non è il tuo primo libro quindi ci sono già dei libri interessanti tuoi in circolazione però qui appunto trattiamo temi un po' più larghi quindi sei due parole da spendere per presentare comunque il Simone pensatore, definirei anche futurologo, quindi appassionato di, di temi riguardanti il futuro o quant'altro. Sì, ok. Um, diciamo, credo che tu l'abbia inquadrata in, uh, in maniera estremamente corretta. Eh, questo è effettivamente il uh, quarto libro, se, non, uh, se, se consideriamo anche una ristampa che è uscita l'anno scorso. Uh, L'approccio che ho avuto fino adesso è stato... Ehm, più che altro un approccio manualistico, okay? eh, quindi io, io sono all'ospedale ormai da quest'anno sono 23 anni, quindi eh, metà dei quali passati da, da, da operativo e, eh, e l'altra metà passata invece in consulenza e marketing, quindi diciamo che quelli sono stati un po' una, una specie di, 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 di summa delle mie esperienze dei, eh, dei due decenni precedenti. Eh, C'è una parte invece che ho sempre... Ehm, in qualche modo espresso, espresso meno se non in, negli ultimi anni, eh, che è quella più legata alla creazione di una, di una forma mentis, che è un po' il, il concetto base ehm, che, eh, sul, sul quale muove le, le, le misure questo, questo libro. E credo che ci sia anche una sia buona deformazione tra virgolette professionale, perché una cosa che molt, probabilmente nessuno sa di me è che il mio sogno era fare professore di filosofia cioè in verità io non in questo, in questo lavoro mi ci sono trovato per, per errore quando, uh, quando, quando, quando studiavo e facevo facevo il reception poi primo colpo di scena dopo solo pochi più. minuti eh? se, siamo già al primo colpo di scena <ride> eh, esatto e, e quindi eh, infatti dico sempre che questo non è, non è un manuale è un libro eh, se vuoi quasi Quasi filosofico, ma, e questa è una conversazione che abbiamo fatto anche, se vuoi, l'altro giorno quando stavamo preparando il webinar, uno dei, dei problemi con i manuali, eh, a mio avviso, soprattutto nel, in quello che faccio io, è eh, la loro eh, veloce obsolescenza, ok? Eh, molto spesso si, eh, ci sono comunque dei tempi anche di stampa che dobbiamo tenere in considerazione, e eh, questo anche i, i coautori dei, degli altri libri che ho scritto in passato se lo ricordano benissimo, noi fino, fino all'ultimo mandavamo aggiornamenti all'editore eh, poco prima che andasse in stampa per, per essere sicuro che tutto eh, fosse in linea. Ti faccio un, un, un esempio, secondo me calzante, e considera che a, a due giorni prima della, eh, della data di consegna finale, Facebook decide di cambiare nome in meta, e quindi... E devo Meglio due giorni prima che due giorni dopo a questo esatto. punto. Però immagino che ho dovuto riprendere tutta la, tutta la bozza, modificare eh, ogni volta che parlavo di meta come, come società, eh, modificare da Facebook a meta e invece mantenere Facebook eh, quando parlavo del social network. Quindi non era neanche un control F eh, eh, modifica, ok? Sostituisci. E, quindi diciamo questa è stata un po', un po la spinta. Cioè, da una parte un po' il rischio... Del, dell'obsolescenza, volevo scrivere veramente qualcosa che resistesse un pochino di più al, al tempo e io spero che eh, quello che, che ho scritto in questo libro abbia ancora un po' di rilevanza almeno fra un paio d'anni, eh, che è impossibile nel mondo della manualistica. Okay? No. E, e, e poi non, non, ti, non ti nascondo che era anche quello che, che volevo scrivere da, da sempre, questo, si vede. Eh, questa interazione tra tecnologia e, e, e umanismo in qualche... In qualche modo e devo ringraziare sia uh, Webli che eh, Nicoletta, che purtroppo non è, non è qui con noi oggi. Nicoletta Pogliotto, che è la curatrice della, uh, della collana, che mi hanno dato entrambi carta bianca. Era la mia unica condizione. Non, non mi interessa dei, dei copie, diritti d'autori, ma fatemi scrivere quello che, che volete. Quindi, se il libro, se odiate il libro, è solo colpa mia. È solo colpa di Simone. ma la, la grandissima passione che Simone ci ha messo. Traspare non solo da queste parole che ha detto, ma anche dal libro stesso. Che tra parentesi sto letteralmente divorando. Quindi uh, vabbè non posso che farti complimenti perché i primi capitoli sono andati via veramente uh, che è un piacere leggere. E l'impressione che ho avuto anch'io è che si stacchi proprio dall'approccio manualistico, tant'è che mi è venuto in mente già dopo i primi due capitoli, dopo l'introduzione. Un aforisma cinese che è, è usatissimo, fino abusato, ma non posso non citarlo. Quello che dice: insomma, dai un pesce a un uomo e lo nutri per un giorno, ma insegnali a pescare e lo nutrirai per tutta la vita. No? E ecco anche solo appunto dall'introduzione, mi sembra quasi che il tuo libro voglia essere una canna da pesca per l'albergatore: cioè una, una guida sul futuro prossimo. Quindi, non, ok, faccio il punto sull'oggi. Ma ti do anche gli strumenti, la bussola per, per orientarti in quello che accadrà nei prossimi anni, fatta salvo insomma, una certa obsolescenza che comunque la tecnologia corre a una velocità pazzesca, però appunto non è un manuale che si ferma allo status quo e che invecchia in sei mesi. Mi puoi confermare insomma, queste tue intenzioni? Assolutamente. E io. Per, per onestà intellettuale lo dico a, a chiunque eh, ha idea di acquistare il libro, ho già acquistato il libro, questo non, non è un manuale, non, eh, non imparerete a creare una campagna su, sui social, non imparerete a, ad impostare una campagna su, su Google Ads. Il mio, eh, la mia idea era più che altro eh, cercare di passare una, eh, un po' una, una, una forma mentis, un approccio mentale, se vuoi, a come eh, sia approcciarsi alla tecnologia oggi, eh, con le varie sfaccettature, quindi in, 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 per quanto riguarda l'advertising, per quanto riguarda eh, il web design, per quanto riguarda il revenue management eh, e, e così via, eh, ma farlo con una, una visione un pochino più eh, a più ampio respiro, in modo di eh, far cominciare a, a riflettere il, il lettore anche su quello che... Che potrebbe accadere nel, nel futuro. E io lo dico sempre: io sono comunque uno scrittore eh, uno scrittore speculativo, perché tanto di quello di cui scrivo io non, non esiste ancora o esiste in, in forma totalmente embrionale. E il, il libro si chiude con una, con una mia riflessione, che, che è stata, ti dico, un, anche piuttosto sofferta. E io dico: non, non, non credo che il futuro con la F maiuscola esista. Io credo che esistano tanti esistano tanti futuri con la F minuscola, eh, quello che io ho cercato di fare è cercare di avvicinarmi il più possibile a quello che poi potrebbe essere il, il futuro reale. E quello che a me piacerebbe eh, accadesse alla fine della lettura di questo libro è appunto aver dato al lettore degli spunti di, di riflessione eh, sul eh, loro rapporto con, con la tecnologia in, gerola, in generale, eh, con alcune tecnologie più avanzate, in particolare, soprattutto uh, tutta la parte legata all'intelligenza all artificiale, all'utilizzo della robotica, all'impatto etico um, uh, e anche morale che può avere questa, questa tecnologia e così via. E sono, sono cosciente che sarà un libro probabilmente molto uh, divisorio in qualche, in qualche modo. E... Ok. okay. E infatti. Eh, era lì che volevo andare eh, a, a colpire, perché appunto essendo un manuale, dando un punto di vista più ampio sulle cose, eh, vengono citati anche concetti futuri, ad esempio ospitalità postumana, transumanesimo, intelligenza artificiale. Sono temi che per definizione al giorno d'oggi sono molto divisivi. Anche perché faccio l'esempio proprio classico che abbiamo già anche toccato con mano noi su certe automazioni che proponiamo col gestionale? Eh, la prima contrapposizione che ci viene posta è: si perde il tocco umano, ad esempio. E proprio mi rendo conto che è qualcosa di divisivo. Personalmente non sento questa perdita, però è chiaro che ognuno ha una sua opinione. E ci puoi spiegare quindi il tuo punto di vista? Uh, fermo restando che sarà un argomento divisivo e che ognuno comunque è giusto si faccia una, una sua opinione, insomma, la tua. Okay, prima prima di, di rispondere a te rispondo a un commento che è arrivato da, da Maurizio, che saluto, che è un caro amico. Maurizio dice. È chiaro perché il libro è esaurito su Amazon, tutte le copie sono sulla libreria dell'autore. Maurizio, queste sono le, le copie che io devo dare ai, ai, ai miei... Tra, le altre, tra gli altri c'è anche la tua copia gratuita, quindi hai perso il diritto alla tua copia gratuita, adesso lo compri <ride> per contrapasso. E, tornando a noi, eh, io ho introdotto questo, questo concetto eh, che sto, eh, sto portando avanti un po' da, da diversi anni ormai, di ospitalità postumana. E quando parlo di ospitali da posto umano, già eh, alcune, alcune antenne si, si drizzano nel, eh, negli albergatori. E questo perché noi abbiamo un po', un, secondo me, un, una specie di pregiudizio, un bias cognitivo proprio eh, antropocentrico. No? Noi crediamo, eh, a mio parere, sbagliando, eh, eh, che l'ospedale sia soltanto una. Uh, un, un settore high touch, okay? quindi un settore umanocentrico, antropocentrico. In verità, questa, questa valutazione eh, a mio avviso è fallace sotto diversi punti di vista. Il primo è che, eh, se, se tu pensi anche a un, una piccolissima struttura, parliamo anche di un, di un, di un bel breakfast magari di cinque camere, per esempio. Ehm, e alla necessità di tecnologia che quella uh, struttura ha quando comparata magari a un'azienda uh, un che opera in un altro settore, anche vicino come potrebbe essere il food, ti rendi conto che effettivamente l'ospedale è anche una, uh, un, un settore assolutamente tecnocentrico. Uh, un piccolo buy and breakfast dovrà avere un PMS, dovrà avere un channel manager, dovrà avere un booking engine, dovrà avere un post, forse dovrà avere anche un, un payment gateway perlomeno. Capisci che un, un ristorante della stessa grandezza, un ristorante di, di, cinque, di cinque tavoli, probabilmente avrà bisogno soltanto di un posto, neanche di un, un gestionale. Okay? Quindi, eh, non, eh, te lo dimostra anche il fatto che, questo me diciamo, lo insegni anche tu, che tanti dei, tanti dei problemi che oggi noi abbiamo con, con i PMS, sono dovuti al fatto che molti sono stati sviluppati con eh, codice spaghetti negli anni ottanta. Eh, e abbiamo avuto un po' questo problema del, dell'innovazione. Okay. Quindi questo, secondo me, già è, è oggettivamente l'ospedale eh, di non è soltanto umanocentrica. Eh, quello, quello che io sto cercando di, di portare avanti come, eh, come ragionamento è leggermente diverso, però. Ovvero, ehm, io credo eh, che se noi riuscissimo a rimuovere l'elemento umano, laddove l'elemento umano non porta nessun valore aggiunto nell'esperienza travel, noi potremmo andare a migliorare e paradossalmente rendere ancora più umana l'esperienza travel, l'esperienza ospitalità, ospitali. Vi faccio un esempio, un esempio, um, secondo me, è calzante, no? Uh, immagino capire a tutti di andare al supermarket, no? E uh, di solito in un, in un supermarket hai... Uh, sostanzialmente due scelte: la, la prima è uh, mettersi in fila e uh, farsi scansionare i prodotti da un, un cassiere o una cassiera in carne ed ossa, uh, l'altra è uh, semplicemente fare check-out auto automatico a una cassa, a, a cassa automatica. Ok, in quel caso, la nostra valutazione è più che altro una, una valutazione opportunistica, ovvero se l'essere umano richiede 10 minuti di attesa perché ho 5 persone davanti, allora la scelta per me è, eh, ricade sul, sul check-out automatico, sulla cassa automatica, eccetera. Perché noi non, non diamo un valore a questa, a questa esperienza? Perché eh, con tutto il rispetto del lavoro del cassiere o della cassiera, eh, il cassiere o la cassiera del supermarket si limita per lo più a scansionare i prodotti che tu acquisti. No, io possiamo anche fare un pollo su questo, ma... Chi di voi è mai uscito dal supermarket e ha detto ho avuto la migliore esperienza della mia vita nel supermarket? Non so se qualcuno se la ricorda. Okay. Avrebbe più senso, a mio avviso, che quel cassiere o la cassiera fossero spostati dalla, da quella posizione ripetitiva, noiosa, che non porta nessun tipo di valore aggiunto, e magari eh, inserita in un contesto leggermente diverso. Ovvero mi trovo al supermarket, sono di fronte allo scaffale degli. Uh, dei cereali, non so quale scegliere, eh, quella persona può venire e darmi un suggerimento o guidarmi nel, nell'acquisto. Se ci pensi, questo è quello che in parte è già accaduto con le compagnie aeree. No? Uh, tu non, non vai, non credo che tu quando parti uh, vada in aeroporto tre ore prima per fare un check-in con un operatore al desk. Eh perché questo aumenta la tua esperienza di, di travel. Anzi, probabilmente... Anzi, la, la esatto. persona, decisamente. Immagino che tu viaggerai un po' come me, ovvero che fai il check-in mentre sei sul taxi due minuti prima che l'aereo parta, corri e ti, ti agganci praticamente all'aereo mentre è in partenza. Ok? Ma semplicemente perché non... Ormai diamo per scontato che non c'è nessun valore eh, aggiuntivo nella gestione biologica di quell'elemento del, del travel. Vada. Io de devo citare il tuo stesso libro, Simone. A un certo punto dici che inserire i dati a mano nel PMS, i dati degli ospiti a mano nel PMS, non è artigianato. Io direi che qu questa frase semplicissima ri riassume veramente bene eh, il senso di quello che hai detto. Cioè, signori, non c'è alcun vantaggio a fare alcune cose a mano laddove non migliorano, anzi forse peggiorano l'esperienza dell'ospite. Comunque non è artigianato, è splendido. Lo, lo, lo vorrei mettere su una finestra di 5 stelle in cui si inseriscono i <ride> dati. <solidati. ride> fallo, fallo. Poi ovviamente i passi, il, il, ti, ti chiedo il 5% di commissione, vedi, sono... Ok, <ride> affare fatto. Eh, sono anche onesto. Eh, il senso però è, è effettivamente quello. C'è una parte del, del viaggio che io chiamo la logistica del travel, ok? E sono di solito i, i punti eh, dove la frizione è massima. Check-in, check-out, pagamento e così via. E ehm, c'è uno, uno studio che io eh, cito diverse volte, cito anche nel, nel libro, che ehm, dimostra come il 57% delle eh, esperienze negative in hotel siano eh, in, verità, in verità dovute a un cattivo rapporto con eh, l'impiegato biologico, di solito con il receptionist. Ok? detta più semplicemente una recensione negativa su due ha a che fare con gli esseri umani. Che questo non significa rimuovere l'essere umano, significa che quell'essere umano che prima faceva il receptionist, e ti dico per me il receptionist rimane sempre la, la punta di diamante in un hotel, perché è quello che può distruggere completamente tutto un, un lavoro di marketing, di revenue, di reputation, di branding, eccetera. Okay? Se, se c'è una cattiva prima impressione in, uh, uh, al front office, in tutto questo... Va fuori dalla finestra. Quando ho iniziato a fare il receptionist, io, ti ripeto, eh, nel eh, lontano 99, eh, il lavoro del receptionist era prenditi cura dell'ospite. Okay? Oggi il lavoro del receptionist per lo più è prenditi cura dei tuoi software. Perché, come dicevi, come dicevi prima, se io un receptionist devo metterlo a inserire a mano le prenotazioni, se devo metterlo a tranzare a mano le carte, che secondo me è un'aberrazione un, un che dovrebbe essere e... punibile, dovrebbe essere penale. Secondo me. Si consumano e... gli indici delle mani, eh? cioè è una cosa. Eh, io me ne sono fatto i calcoli. un hotel di 100 camere, se poi ti mando anche la, la matematica che ho fatto per arrivarci, un hotel di 100 camere ha bisogno di un turno di 8 ore per un receptionist che tranza carte a mano. Ok, quindi sostanzialmente questa è la, questa è la realtà. E. e... Ribadiamo, senza alcun vantaggio tangibile per l'ospite. Cioè fare questa, fare questa attività non sta portando alcun miglioramento all'esperienza dell'ospite. Vi dico una cosa, no? faccio una domanda magari a chi ci, a chi ci sta seguendo. E magari, rispondete, magari rispondete tu adesso, Marco, poi ti rispondo io, vediamo se qualcuno, eh, se qualcuno ha una visione diversa. Qual è l'ultima volta che avete avuto Un'esperienza memorabile durante il check-in. Io, prima, prima del Covid, lo sai, Marco, viaggiavamo tanto, no? io stavo circa un centinaio di notti fuori, fuori casa l'anno. io ti posso assicurare che l'unica esperienza veramente memorabile che io ho avuto durante un check-in è stata quando a me un anno fatto il check-in. Ti avevo e, risposto eh, la stessa cosa. E ti dico ti dico anche, eh, No, magari non ti dico il nome dell'hotel perché non, non, voglio, non voglio fare pubblicità, però immagina eh, un, una, un piccolo gruppo di strutture nate eh, a Amsterdam, poi ce ne sono diverse eh, in giro per l'Europa, il cui eh, concept principale è che tu, tu il check-in te lo fai da solo, perché comunque è una parte dove l'umano non, non, non porta nulla di più. Arrivi, ti fai il check-in, il receptionist non ha un desk, non è seduto da un desk, cammina intorno e ti aiuta se hai bisogno di aiuto. Io arrivo uh, meeting di lavoro, quindi immagina probabilmente già visto lo stress, uh, uh, era molto bravo a leggere le persone, aveva quelle soft skill, che secondo me invece, sono, sono uh, assolutamente necessarie negli esseri umani. E mi fa questa domanda che io non dimenticherò mai: ho detto: guarda, io posso fare due cose per te: posso farti il cecchino, io così non lo fai tu, oppure mentre tu fai il check-in, vado a prenderti un, una birra al bar e ce la beviamo insieme. Secondo te che, che cosa ho deciso? Io po posso assicurare che non mi sono messo d'accordo con Simone, avrei detto la stessa cosa e anche nel mio caso un hotel ad Amsterdam. Probabilmente non è lo stesso hotel perché nel mio caso hotel molto bello, molto innovativo, ma ha una sola struttura ad Amsterdam. Quindi probabilmente okay. non è lo stesso hotel, ma l'esperienza è stata assolutamente la stessa. Sono arrivato, sala del check-in al centro, banco bar. Receptionist che mi dice: Guarda, là puoi, ins puoi inserire i tuoi dati così. Nel frattempo, vuoi una birra, e la mia risposta è stata assolutamente scontata ed è un, un check-in che ricordo molto volentieri e mh, ha fatto decisamente iniziare il soggiorno col piede giusto. Uno dei, uno dei, dei partecipanti ha anche indovinato l'hotel, ha anche indovinato ah, la catena. E parlavo, quindi Vedo, no, no, non lo voglio ah, dire perché, perché, okay. questo, eh, perché ne, ne parlo talmente spesso perché è veramente in vent'anni è stata l'unica esperienza che, che ricordo. Ah, okay. eh, è... Co -co Confermo che non è il mio stesso hotel ma è a, altra catena con aperture Amsterdam, pra, Vienna, Parigi, splendido. E... Poi mandami in, mandami in privato. Il, ok, l'esperienza il... è quella quello che sta non... succedendo Fai. Aspetta, e ti chiudo, ti ah chiudo dai, questa cosa. Un, secondo me è un concetto che è stato eh, sdoganato negli anni 50 già da, un, mm -hmm. da uno scrittore che ha scritto un, un libro che forse è anche alle mie spalle che si chiama Aftershock e, ed era un, futuro, un futurista già all'epoca che si chiamava uh, Toffler e lui aveva teorizzato questo passaggio da uh, consumatore e produttore come due figure uh, tutto sommato uh, su, due, su due lati diversi dell'esperienza, dell uh, verso una loro ibridazione. E lui lo chiama uh, prosumer, che è un gioco di parole tra uh, producer e consumer. Quello che stiamo vedendo, e secondo me uh, questo è stato, è stato accelerato, ma magari questa poi la, ne parliamo dopo, uh, negli ultimi anni, è proprio una, uh, un cambiamento anche di comportamento dell'ospite che In parte comincia ad essere anche produttore dell'esperienza stessa, ok? quindi self check in, self check out, eccetera. Va da sé che, e chiudo il discorso sui receptionist perché vi ripeto: per me questo è centrale perché ci sono ancora, secondo me, alcuni general manager che se non vedono i receptionist che risponde a 10 telefonate insieme, fa quattro check in e riempie una rooming list, pensa che non stia lavorando. I receptionist invece è quello che dovrebbe essere più annoiato di tutti, cioè dovrebbe avere tutto il tempo del mondo per stare dietro all'ospite. Se noi gli facciamo fare tutte queste cose, lui il tempo non ce l'avrà. E se io faccio un check-in e ho il receptionist che deve rispondere al telefono perché la governante lo chiama e magari quello può essere automatizzato con un housekeeping app, uh, deve inserire la mia carta di credito a mano perché non ha un gateway di pagamento, deve inserire i miei dati a mano perché non, non lo scansiona il, il PMS. Alla fine la mia esperienza con quel, quel um, receptionist diventa esattamente la stessa esperienza che io ho quando vado al supermercato. Marco, tu ti ricordi il volto sì, sì. di un cassiere o di una cassiera di un supermarket? No, quindi eh. in sostanza stiamo dicendo che una delle caratteristiche dell'ospitalità postumana è un miglioramento della fase relazionale. Perché in sostanza, appunto, uno inizia parlando di ospitalità postumana e magari le prime reazioni che ha sono anche negative per paura, appunto, e eh, perdi il tocco umano, e eh, dove andiamo a finire a forza di. In realtà, qua stiamo dicendo che benissimo hai automatizzato tutto l'automatizzabile, e la conseguenza assolutamente positiva con cui ti trovi ad avere a che fare è un, è un aumento della parte relazionale. Quindi, Beh, se voi non abbiamo... è antiumana, umana non è anti -umana. assolutamente. Quindi iniziamo a sfatare qualche preconcetto e dimostriamo, perché, insomma, mi, mi sembra di poter dire, l'abbiamo appena dimostrato. Che in realtà la conseguenza è un, un aumento della fase relazionale e quindi un aumento, un miglioramento del rapporto umano. Tra l'altro nemmeno in posto, nel senso che a questo punto, se hai l'ospite che non è interessato a fare due chiacchiere, non è interessato a prendersi una birra o quant'altro, si fa il self-check-in, prende le chiavi e scappa in camera. Quindi non stai neanche, stai migliorando e migliorando per quelli a cui fa piacere questo miglioramento quindi non stai neanche imponendo mentre se hai una coda al check-in tu stai imponendo di fatto a tutti un rallentamento dei tempi un peggioramento dell'esperienza che francamente di, di human touch non ha assolutamente nulla insomma infatti il, il senso è la scelta io quello che quello di eh, che io sottolineo mille volte nel libro è non non implementate la tecnologia solo per amore della tecnologia questo non significa nulla prima di tutto se non rispetta i vostri valori Aziendali alcune cose a, a mio avviso non vanno, non vanno implementate. E, eh, ma dobbiamo cominciare a dare l'ospite una scelta, e la scelta è che se io mi trovo, se io che magari lavoro per business mi trovo in un hotel e in quel momento c'è eh, un gruppo leisure di 40 persone che deve fare il check-in prima di me, e questo comporta un'attesa di 15 minuti, io devo avere anche la, la, la possibilità di eh, automatizzare questo processo e andarmene in camera eh, velocemente. Assolutamente. E riguardo proprio le tempistiche, così, una domanda che volevo farti riguarda eh, quanto secondo te siamo vicini a questo 2050, tu hai preso come punto di riferimento questo, e quanto la recente crisi ci ha avvicinato? Mi spiego. Ovviamente scrivere un libro non è una cosa che si fa in sei mesi, quindi il tuo progetto so che è partito addirittura pre-Covid, quindi è stato un progetto pensato, uh, sentito proprio. Benissimo, da quando hai cominciato a pensare a questo libro, quindi pre-Covid, ad ora che l'hai pubblicato c'è stata in mezzo a questa crisi e sappiamo che le crisi portano una forte accelerazione, io personalmente mi sono documentato, ho trovato parecchi articoli e c'è chi stima un'accelerazione, ovviamente poi varia in base al settore, comunque c'è chi stima un'accelerazione nell'adozione di certe tecnologie tra i 4 e i 7 anni, che non è per nulla banale. Quindi a tuo giudizio, uh, questa, questa crisi, quanto ci ha avvicinato a, ai temi di cui stai parlando, a questo, chiamiamolo, 2050? Non ricordo chi, eh, non ricordo il, eh, chi lo... Eh lo dicesse, quindi consiglio sto anche parafrasando. Eh, ma secondo me è una, eh, è una lettura molto, molto chiara di quello che abbiamo visto oh, e vissuto negli ultimi anni, ed è: eh, non c'è niente di peggio che si può fare con una crisi eh, che eh, lasciarla andare sprecata, il che significa che eh, le crisi comunque sono sempre dei momenti di, eh, di, di, di crescita in un modo o nell'altro. Un altro concetto del quale io parlo molto, uh, molto spesso è um, quello del e chi magari ha seguito qualche mio corso, lo sa, è quello di una teoria uh, introdotta da, un, da uno scrittore che si chiama uh, Nassim Taleb, che tra le cose, trovato anche un paio di libri qua, che ha scritto delle cose molto, molto interessanti. Vi consiglio, questo è un, un bel, uh, è un bel volumetto che ha fatto, che si chiama Il Cigno Nero. Il cigno nero non è altro che. Um, un evento uh, imprevedibile, un evento uh, di uh, difficile, uh, difficile lettura, è un evento che uh, a posteriori gli esseri umani cercano di, di, uh, di, uh, di in inserire in un contesto, quindi dargli un, un certo senso. E la teoria di Taleb, secondo me è molto, molto interessante perché lui... Parte dal presupposto che in verità la vita, uh, la storia dell'essere umano non sia affatto lineare, ma sia fatta di tanti salti, di tanti cigno quindi di tanti momenti nella storia uh, di, di crisi profonda uh, che uh, cambiano completamente le nostre, uh, nostre azioni, il nostro rapporto con la tecnologia, con la società, con l'economia, eccetera. E uh, io dico sempre che la mia, per la mia generazione, fino al 2020, il cigno nero era stato l'11 uh, settembre. Che eh, racchiude assolutamente le tre costanti del Cigno Nero, evento imprevedibile, eh, evento che ha avuto un impatto enorme dal punto di vista sociale, economico, eccetera. E eh, a distanza di vent'anni, 21, ormai stiamo ancora eh, chiedendoci quali possono essere state le motivazioni. Okay? E speravo, pensavo di, di non dover vivere un altro Cigno Nero, purtroppo l'abbiamo vissuto con, con il COVID. Quello che il COVID ha fatto, quindi, è eh, come tutti i cigni neri ha eh, velocizzato alcuni processi che secondo me erano già eh, partiti. Eh, io dico sempre che il, eh, il COVID non è stata una, una rivoluzione in ambito tecnologico, è stata un'evoluzione perché alcuni, alcuni di questi processi, come per esempio l'adozione del, eh, del check-in automatico, dell'entrata in camera senza, senza chiavi, eccetera, erano già partiti magari eh, promulgati più da, dai grandi brand eccetera però giusto per, per darti la misura delle cose Hilton e Marriott eh, sono kills già dal 2014 quindi non parliamo di, di tecnologie particolarmente avanzate e quello che ha fatto il covid è eh, mettere di fronte anche a, a luddisti tecnofobici eh, la possibilità che se utilizzata in una maniera corretta effettivamente la tecnologia può migliorare la, la, le nostre vite ti faccio un esempio personale. Io odio fare esempi personali perché poi non, non hanno valore universale, ma è una cosa che mi ha lasciato abbastanza eh, interessato e barra perplesso. Un mio amico fa uno dei lavori meno tecnologici possibili, ovvero lavora in una libreria, eh, cataloga libri e eh, questa eh, quest azienda ha una, eh, aveva un ufficio, eh, un ufficio al, al centro di Roma. Post. Uh, primo lockdown, buona parte dei uh, dipendenti hanno cominciato a lavorare in uh, remoto, uh, il proprietario, parliamo di una persona comunque piuttosto avanti, avanti quegli anni, a un certo punto ha semplicemente deciso che effettivamente non c'erano modifiche nella qualità del lavoro svolto, anzi molto spesso era anche, uh, era anche migliore, poteva abbattere completamente i costi del, del, dell'ufficio e ha deciso quindi di uh, muoversi con, con quello che... Chiamiamo, secondo me, dal mio avviso erroneamente smart working, perché parte dal presupposto che tutto il resto sia stupid working, però eh, diciamo questo, questo è. Quindi, quando una, una persona del genere, eh, assolutamente luddista, tecnofobica, eh, scende a patti con la tecnologia, sai che hai fatto un salto avanti quantistico. Per me, nell'ospitality ci siamo mossi avanti almeno di 7-8 anni. Okay? E, quindi, quanto stiamo più vicino al 2050? probabilmente diciamo che forse avevamo rallentato e siamo più vicini al 2050 okay? ci stiamo Quindi... riallineando insomma sì sì sì, sì, sì. posso confermare da, anche da, da quello che è il nostro punto di vista che tecnologie anche se vogliamo banali perché erano disponibili già dal 2013-2014 tipo il web check-in o meglio pre-check-in perché ovviamente poi in Italia ci sono come anche uno dei nostri uno dei signori che ci sta seguendo dice che ovviamente in Italia ci sono anche degli obblighi di legge quindi mh, fatico che a parlare di completo web check-in ma direi pre-check-in su web abbiamo visto che insomma è una cosa spesso osteggiata e che ora è diventata il famoso new normal quindi la nuova normalità nel senso dove magari poteva esserci un wow effect, wow, è la prima volta che vedo questo ormai è quasi atteso quindi diventa quasi l'opposto se prenoto e non mi viene offerta la possibilità del web checking, ci rimango quasi male, insomma. Comunque, eh, scendendo un attimo invece nel dettaglio, proprio perché stiamo parlando anche di tempistiche, eh, non voglio parlare di cloud, per quanto tu tratti di cloud, giustamente, in maniera ampia nel libro, ma personalmente non ne voglio parlare un po' perché sarei de decisamente di parte, un po' perché eh, il primo convegno che ho seguito in cui si parlava di cloud si è tenuto nel 2002, quindi vent'anni 20 fa, di nuovo per, per, per capirci quindi quanto è anche importante guardare avanti, perché se nel 2002 sentivi parlare di cloud, poteva sembrare qualcosa di lontano, in realtà poi è diventata di fatto la base su cui ora si stanno muovendo tutti i software. Quindi non parliamo di cloud, facciamo un passo avanti, parliamo di sistemi aperti e integrazioni. Quindi è una domanda un po' più pratica rispetto a prima, ma... Mi interessa il tuo punto di vista, o magari io lo conosco perché il libro l'ho letto, però mi interessa parlare del tuo punto di vista perché lo trovo assolutamente condivisibile. Guarda, allora, facevamo una discussione uh, l'altro giorno mh, uh, con, uh, penso su su Facebook con, uh, con Gianluca che, che ci sta seguendo, e, uh, e appunto io uh, sottolineavo un po' qual era il, il mio pensiero e comunque dove, dove si sta muovendo il tech. E lui ha portato un'obiezione che, che, a mio avviso, è assolutamente condivisibile, ma eh, dimostra ancora una. Eh, vorrei utilizzare una parola troppo forte, però io penso che noi siamo un po' tutti correi di questa, eh, di questa problematica legata, legata alle integrazioni. E fammi fare un passo indietro. Eh, il problema principale nelle integrazioni nel, nel Travel è sicuramente legato al PMS. ok? Alla fine. Tutti, tutti i sistemi in un modo o nell'altro con il PMS devono, eh, devono parlarsi. Il, eh, quali sono le soluzioni? Una soluzione potrebbe essere acquistare un PMS che fa, che fa tutto. Okay? E qua eh, si entra in un, in un terreno semantico che io discuto a lungo nel libro, eh, che li porta a chiedermi cos'è oggi un PMS. Perché se noi prendiamo l'acronima e la lettera, Property Management System è un sistema che gestisce la tua proprietà. Detto così significa che gestisce tutti gli aspetti della tua proprietà. Ok. In quel momento, però, cominci a farti delle domande. Allora, un, un housekeeping app fa parte della mia proprietà? Dovrebbe essere gestito da un PMS? Un Revenue Management System fa parte della mia proprietà? Dovrebbe essere gestito da un PMS? Queste domande, eh se all'inizio degli anni 2000 erano limitate, perché comunque i PMS all'epoca erano poco più di, di fogli di, di calcolo, sostanzialmente, oggi hanno assolutamente valore di esistere, perché, e questo lo, lo sai anche tu, eh, sarebbe impossibile per, per 5 stelle eh, cominciare a sviluppare eh, 100 tecnologie differenti soltanto per offrire un pacchettone in -one. Eh, Il... Perché il rischio, che, che non è neanche un rischio, ma è la, è la certezza, è che eh, se si sviluppano cento tecnologie diverse, qualcuna di queste non sarà proprio ottimale. No? Sì, e... Volta, scusami, e aggiungo il fatto che sono talmente eterogenee le richieste degli hotel, cioè ogni hotel è un piccolo universo, che se anche facessi una app, nominane una, tanto non c'è problema, ne, ne fai una e la fai come secondo te va bene non andrà comunque mai a incontrare il favore di tutti i tuoi clienti perché ogni hotel comunque ha esigenze molto eterogenee Sì, eh sì assolutamente quindi eh, quello che quello che stiamo vedendo in realtà non è io non dico niente di nuovo sul libro è un trend che, che si vede da anni in Italia forse un pochino, un pochino meno eh, è che i PMS hanno cominciato a perdere quel, quel loro quella loro aura di eh, Uh, sistema all-in-one che gestisce ogni aspetto della, della, della struttura e sono cominciati a, uh, hanno cominciato a trasformarsi in uh, connettori, degli hub di tecnologie terze. Okay? Tant'è che uh, un PMS che non, uh, che, non, che non citerò ovviamente, ma che, che, che poi ha intervistato nel libro, quando l'ho intervistato mi ha detto una cosa interessante: guarda, noi da anni stiamo cercando di sganciarci. Dal 9 PMS, non siamo neanche più un PMS, diciamo, lo teniamo soltanto per motivi SEO. Quindi il, il PMS diventa una specie di uh, piattaforma centrale di app centrale ai quali si collegano altre, uh, altre tecnologie che invece sono specializzate. Questo significa che se uh, un, uh, un utente, per esempio, volesse scegliere un determinato RMS, perché risponde, a delle, come dici tu, alle determinate eh, eh, specifiche necessità, deve essere libero di integrare quell'RMS quel senza nessun tipo di problema. I problemi nascono perché, molto spesso, e questo è il ragionamento che facevamo con Gianluca, l'albergatore ehm, è abituato all'esperienza di integrazione come un'esperienza tipo tortura medievale, il che significa perdita di dati integrazioni molto molto maldestre ehm, problematiche eh, relative ai costi quindi anche qua non, non citiamo nomi ma sai, sai quanto costa eh, fare integrazioni per, per alcuni grossi pms eh, e così via quello eh, la Uh, la risposta in verità esiste ed è l'utilizzo delle, uh, delle API aperte. E qua io non, non vorrei entrare troppo nel, nel tecnico perché ci vorrebbe un sacco di tempo. No. Nel, nel libro c'è uh, un capitolo intero e ho cercato un po di essere, l'ho fatto rileggere a 20 albergatori prima di pubblicarlo, per essere sicuro che, che avessi spiegato bene senza troppi tecnicismi. Spero di esserci riuscito. Beh, io l'ho capito, ma non faccio testo, è il mio pane quotidiano. Eh, sì, qui, esatto, eh. esatto. Però facciamo un, es facciamo un esempio di te, Marco: facciamoci un, un gioco, vediamo se qualcuno Vai. ci capisce. Allora, uh, dove, sei, di, dove sei nato tu, Marco? Mi sei cantato Palma, si sente anche leggermente dall'accento. Okay, no, allora, uh, Palma, ne abbiamo parlato l'altro giorno, voi avete un sacco di, di, di prodotti culinari. Uh, ottimi, io vabbè sono vegetariano quindi non, non andiamo sul prosciutto, andiamo sul sul, sul parmigiano, va bene? Okay. ok, quindi tu cominci a scrivere un'app che uh, vende parmigiano uh, e lo uh, e lo, lo consegna a casa, ok? Quindi okay. cominci a scrivere il tuo bel codicino scrivi tutto quanto, c'è un pezzo di codice per, uh, per uh, listare il, il, le varie le varie opzioni di parmigiano, c'è cioè un pezzo di codice per, per, per la spedizione, eccetera. Io vengo da te, a me piace il progetto. Eh, io sono di Roma, noi abbiamo una grossa tradizione culinaria, quindi non so cosa potrei farti, eh, farti avere. Carciofi carciofi alla Giudia, ok? okay. Io guardo, facciamo così allora, perché nella tua app non, com non cominciamo a vendere anche dei carciofi alla Giudia? Ok, e tu riprendi lo stesso codice e cominci a scrivere altri pezzetti di codice che, eh, per vendere i carciofi alla Giudia. Questo, prodotto, questo progetto comincia a allargarsi sempre di più fino a quando tu avrai quello che in, in gergo viene chiamato spaghetti code, quindi un codice completamente eh, indistinguibile, un codice eh, dove tutto è dipendente da tutto, il che significa che se eh, cade l'applicazione che vende i carciofi, cade anche quella di Parmigiano, si fa un buco di sicurezza da una parte, eccetera. Okay? Il problema diventa ancora peggiore perché quando Marco magari ha cominciato a lavorare su questa app, nel 2003 a distanza di 19 anni lui sarà l'unico che si ricorda esattamente quali sono le correlazioni tra tutti questi pezzi di codice, lui avrà un problema anche soltanto a prendere dei nuovi sviluppatori perché ognuno di questi immagino il mal di testa che avranno a fargli capire come funziona questa applicazione che nel frattempo è diventata un mostro ora immaginate quante richieste gli albergatori fanno ai PMS quindi immaginate i PMS che sono sviluppati con questo sistema come diventano dei mostri di codice in pochi anni Okay. L'esempio, lampante, ripeto, il nome non lo dico, ma tanto è chiaro, che penso sia chiaro a tutti: eh, quando ha cominciato a eh, migrare sul, sul cloud, si è portato dietro una serie di queste, di queste problematiche. Le API lavorano in maniera leggermente diversa. Vi ripeto, vi sto facendo una semplificazione massima, ma giusto per, farvelo, per farvi capire il, il senso. Eh? Quindi eh, eh, non, non prendete la lettera, insomma, non è scientifico il modo in cui ve lo sto spiegando. Marco ricomincia a creare la stessa applicazione, però scrive un pezzetto di codice che fa soltanto una cosa. Quindi quel pezzetto di codice vende soltanto, eh, mostra soltanto il, il parmigiano dell'applicazione. Poi c'è un altro pezzetto di codice che non ha nessun, eh, nessuna connessione con il primo pezzetto di codice, che invece serve per, lo, um, per la spedizione a casa, per la consegna. Quando arrivo io aggiungiamo un altro pezzetto che gestisce soltanto quella parte. Quando si crea un sistema così, prima di tutto il sistema diventa resiliente, quindi se cade qualcosa non cade tutto, secondo diventa molto facile collegarci a altre cose, perché semplicemente queste connessioni tra i vari, tra i vari sono, uh, sistemi sono certificate, sono scritte e sono aperte. Il che significa che se io voglio integrare qualsiasi tipo di, uh, di sistema, e questo sistema è stato sviluppato con questo concetto, a, ah, io non devo pagare 10.000 euro per fare una connessione. B, questa connessione può essere fatta tranquillamente perché io ho una mia bella sidebox dove entro, mi vado a fare tutte le prove fino a quando non funziona. E il sistema funziona. Allo stato dell'arte per me scegliere una tecnologia per hotel dovrebbe essere come scaricarsi un'applicazione sul telefono. Te la scarichi, non ti piace, te la togli, te ne metti un'altra. Fine. Ok? Perché non siamo ancora a questo punto? perché buona parte, purtroppo, soprattutto in Europa del Sud, dei, eh, dei sistemi, lavora ancora con un, con un approccio monolitico, quindi con questi codici eh, mostruosi che vanno avanti da, da 30 anni. E quindi quando eh, il Gianluca di Turno cerca di integrare eh, opzioni di terze parti, prima di tutto gli viene chiesto di pagare per le integrazioni, che secondo me anche questo dovrebbe essere una, una cosa insomma, da, da, da rivedere eh, proprio dal punto di vista deontologico. Uh, B, molto spesso viene messo in, in, in attesa. Terzo, e qua il problema diventa ancora peggiore, perché qua secondo me c'è anche la malafede di alcuni provider. Alle volte le integrazioni vengono fatte con delle API molto superficiali, quindi le informazioni che passano tra un sistema e l'altro sono molto, molto limitate. Il che significa che un, uh, un gestionale, per esempio, potrebbe sviluppare una connessione uh, soltanto per dire che quella connessione ce l'ha. Quindi, magari per essere più appealing sul mercato, ma poi questa connessione effettivamente è molto, molto debole. Capita spesso, Marco, questo lo sai più te che, che io. Eh, per esempio, quando integri un RMS, un RMS ti, ti invia un miliardo di dati. Se tu mi, mi fai un API eh, che comunque non, eh, non, non prende in considerazione queste, queste informazioni. Ti trovi sempre con un sistema ZOP. Quindi è vero sì, cioè... che hai delle pieghe aperte, ma dall'altra parte non funziona correttamente. Eh sì, l'RMS per i dati delle prenotazioni e magari non ne conosce il segmento, o non conosce il trattamento. O esatto. non, po non posso fare nomi. Mi sono giunte addirittura esempi di, eh, di integrazioni, ma mi cucio la bocca. In cui viene passato il prezzo totale della prenotazione senza il dettaglio del prezzo notte per notte, a un RMS. Quindi. Che capisci che conto può fare un RMS se gli dici che una prenotazione giovedì domenica sono 400 euro quando magari okay. il, gio il giovedì notte sono 40 euro e il sabato notte 260 eh, eppure però chi, sono, è, in chi realtà, è la responsabilità eh? qua, Marco. la responsabilità qua secondo me è mia e i consulenti perché, perché uno dei problemi di tanti consulenti è che A in hotel non ci hanno mai lavorato quindi certi, certi problemi non, non riescono a comprendere B non, non conoscono bene la parte tecnologica e quindi non riescono a capire come, come si risolve il problema. E quindi la maggior parte ti dirà: l'unica soluzione è ti prendi un unico sistema e con questo ultimo sistema fai tutto. Il problema è che rimani ostaggio di un'unica piattaforma. Il secondo problema è che tu non hai libertà di connettere quello che vuoi. Quindi, questo discorso che io sto facendo sulle API aperte, in verità, in un mondo ideale dovrebbe essere una specie di sovrappensiero. Cioè noi dovremmo essere in, in grado di poter collegare qualsiasi cosa quando vogliamo, scollegarla quando vogliamo senza nessun tipo di problema. Però siamo abituati da 40 anni, e vi ripeto, questo perché i PMS esistono da, 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 uh, dalla notte dei tempi nel, nell'ospitality, che l'unico modo per far funzionare bene le integrazioni è avere un unico interlocutore. Ma questo è, non, è, non è sicuramente il, il, il modo in cui... La direzione in cui sta andando l'ospitali e in verità non è la, la direzione in cui sta andando nessun tipo di tecnologia assolutamente. Eh, Amazon ha un secondo me, lo dice nella maniera perfetta. Amazon dice: eh, la chiama la teoria delle due pizze. Dice se per sviluppare un pezzo di codice che fa soltanto una cosa eh, mi servono più di due pizze per sfamare gli sviluppatori che ci lavorano, c'è un problema. Il che significa che deve essere segmentato il più possibile. Okay. Quindi eh, Gianluca questa discussione ti pedo, ce la dobbiamo fare quando vengo da te e mi offri una bella piadina ci Passo, passo anch'io a questo punto no? Vai vai perché ci dobbiamo stare un'oretta perché tu hai ragione al 100% ma la colpa è nostra che, che, che ha continuiamo a consigliare sistemi che non sono integrabili ti ripeto noi no, io alla fine non sapevo neanche se, se scrivere di cloud o meno sul libro perché mi sembrava proprio come scrivere come scrivere a, agli alberghi di, di non scrivere wifi gratuito sul, sull'hotel, alla fine diciamo l'ho fatto perché per dovere di, di completezza e, però è anche, è anche colpa nostra è, anche, è sia colpa dei, dei consulenti è colpa dei, dei provider alcuni di questi hanno veramente delle difficoltà che Marco tu capisci molto bene immagina sistemi legacy monolitici che cercano di, di stare allora, al passo non è, non è semplice comunque se posso completare col mio punto di vista, sono totalmente d'accordo con Simone. Eh, aggiungo che non vuol dire che il PMS è obbligato a fare solo da connettore. Dal mio punto di vista, vuol dire che il PMS deve, proprio come scelta del prodotto, lasciare liberi gli hotel di crearsi il proprio stack, quindi il proprio puzzle tecnologico. Faccio un esempio assolutamente pratico, noi la vendita online la offriamo assolutamente sì, nel corso degli anni abbiamo integrato altri 30, 30 sistemi di vendita online. Il significato qual è? Che mi sento libero di proportelo, ma non di importarlo. Quindi ci deve essere questa, questa libertà di, di connettere. E, scusi, se vuoi aggiungere qualcosa, che mi è venuta poi un'altra domanda, Simone. Sì, no, ma l'ultima cosa è considera anche magari hotel che hanno una tecnologia pregressa, quindi che magari hanno un, per esempio un loro gateway di pagamento, eh, vogliono prendere te come PMS, però vogliono mantenere il loro gateway di pagamento. Okay. A quel, in quel caso tu devi, devi io sono, sono d'accordo con te. Secondo me l'approccio migliore è un approccio ibrido, se vuoi, dove il PMS alcune ci sono, secondo me, alcune cose che il PMS proprio non, non deve toccare, dove non, non deve entrare, Beh, eh, eh, ma ti ripeto, questo è più un problema semantico, e. e metterci d'accordo su che cos'è veramente un PMS eh, altri invece che è giusto che le, eh, che le offra ma che offra anche un'altra un soluzione come vedi come, come per il discorso del, del check-in biologico artificiale dobbiamo mettere gli ospiti da una parte e gli albergatori dall'altra nella posizione di scegliere di non rimanere ostaggio né del, dell'essere umano che fa il check-in né della tecnologia dell'unico provider che poi non gli lascia scelta assolutamente e mi dicevo Simone a me, allora, premesso che la discussione è talmente interessante che potremmo andare avanti per ore, eh, siamo già quasi giunti all'ora all di webinar, quindi vorrei farti una domanda, mh, diciamo, finale o che, o che comunque eh, ci, ci faccia da, da sigla. Poi, ovviamente, se ci sono domande da parte di chi ci sta seguendo, molto volentieri. Eh, noi abbiamo parlato di, sia di temi proprio mol, molto strettamente attuali, come può essere l'API o quant'altro, che di temi più futuribili, quindi intelligenza artificiale, machine learning e, e quant'altro. Ma secondo te, in questo momento, a livello diciamo didattico, di formazione, sia a scuola che poi nella formazione vera e propria, quindi negli stage, eh, stiamo preparando. Cioè, c'è una fase di preparazione per le nuove generazioni per chi si approccia a questo, a questo mestiere? Oppure eh, è, è necessario aggiornarci anche su questo punto? Quindi è necessario preparare meglio eh, chi inizia oggi a, a quelle che saranno le novità del settore? Qua mi inimico, mi inimico parecchie persone, però eh, ti rispondo con una citazione così, così scarico la, la responsabilità. Eh, Elon Musk dice che. Eh, quando lui assume personale, non lo assume eh, grazie ai master, lo assume nonostante, nonostante i master. master. L'ho letto anch'io. No? Okay. Il, il problema è che, eh, e anche qua guarda la colpa è assolutamente, assolutamente nostra, io lo sai eh, faccio tanto lavoro didattico e... Sia, sia in Italia che, che fuori da, da tanti anni ormai, ho avuto modo di lavorare anche con, con eccellenza, ho fatto eh, un sacco di lezioni alle Roche, Essec, quindi eh, parliamo di nomi, di nomi importanti. Eh, il primo problema è che abbiamo un tasso di abbandono di studenti che eh, studiano eh, l'ospitalità del 70%, che è un dato allarmante. Okay? E questo secondo me è dovuto anche al fatto che eh, comunque l'ospedale è un lavoro ingrato sotto certi punti di vista paga, paga poco per, uh, per uno stress molto alto quindi non è raro che magari lo studente che si fa un master molto molto costoso, magari in ESSEC uh, o in Roche, uh, alla fine poi vada a lavorare in altri lì, quindi magari nel luxury, ma nel retail okay? quindi già mettici, mettici questo il problema è che quando io vedo i uh, i testi sui quali eh, studiano questi ragazzi, eh, ovviamente io mi metto, mi metto abbastanza paura, perché noi li stiamo preparando a dei lavori che eh, non saranno neanche più eh, reali nel momento in cui loro escono dal, dal, percorso, dal percorso formativo. Okay? E me lo dimostra il fatto che, a me sorprende sempre, perché io sono, io sono quasi un boomer, quindi sono un vecchietto, ormai ho 42 anni e quando parlo, col, quando parlo col, col ventenne io immagino che il ventenne eh, sia lui a, a urlarmi contro tipo ah spiegami gli NFT eh, che ne pensi delle, di queste criptovalute dove investiresti, eh, dove investiresti in Web3 eh, e così via la maggior parte di questi, di questi, utenti, di questi studenti non hanno nessuna idea del, dell'utilizzo della tecnologia non hanno idea delle, delle implicazioni etiche non hanno idea delle implicazioni tecnologiche eccetera Tant'è che molto spesso io li vedo rimangono, rimangono a bocca aperta quando magari dimostri a che livello siamo arrivati con, con l'intelligenza artificiale oggi. Okay? Quindi anche in questo caso è assolutamente, è assolutamente colpa nostra. Parte del problema è il fatto che soprattutto nelle scuole italiane eh, molto spesso si studia ancora su, uh, su carta, e io amo la carta, però amo la carta per esempio per un libro fotografico. Sì, sì. Eh, diverso per un, per un manuale che magari eh, viene pubblicato nel 98, se oggi ancora è un testo che deve essere studiato... Mi, Abbiamo mi... un problema. Oh. Ok, eh, mi viene un'altra domanda Simone, perdonami, ma tra l'altro ve vedo che comunque chi ci segue non è diminuito di un unità, quindi ne, ne deduco sì. anche che... Io vedo un sacco di cose che scrivono poi, però non, non, non so, magari poi diamo un'occhiata. Poi ci diamo un'occhiata. Intanto ti, ti faccio uh, un'ulteriore domanda che insomma, mi, mi viene da queste tue considerazioni. Allora, mh, mettiti anche nei panni di un, di un manager alberghiero, quindi vuoi sia l'albergatore che ha una gestione familiare, che, che anche un manager che quindi ha la responsabilità anche di altre persone. Uh -huh. eh, ti chiedo secondo te come non subire passivamente la rivoluzione, che rischi ci sono eh, di squilibrio all'interno di organizzazioni magari un po' più complesse, e in buona sostanza, so che la domanda è un po' ampia, ma ne vale la pena secondo me. In buona sostanza, cosa faresti nei prossimi cinque anni se dovessi condensare e dire insomma qualche suggerimento per i prossimi cinque anni per non, per, non appunto, per non rimanere indietro, per non, per, non es, per non subire passivamente questi cambiamenti e anche per limitare eventuali squilibri nelle organizzazioni, insomma, perché se, se un lavoro per cui oggi ti assumo tra dieci anni non c'è più, è chiaro che questo può anche avere squilibri. Guarda, c'è una, una cosa ancora che tanti consulenti secondo me non, non capiscono ed è che... Quando si è operativi in hotel non si ha il tempo per star dietro ai progressi tecnologici. E io dico sempre che gli albergatori devono occuparsi dei propri ospiti, non dei propri software. Okay? E, um, ed è anche il motivo per il quale io nel 2009 ho lasciato la direzione del, degli alberghi poi per, per occuparmi di, di questo. Semplicemente non è il Quando stai dietro a problemi con il personale, problemi con i fornitori, problemi con... È, è più importante per te la qualità del materasso che la qualità del PMS. Lo capisco. Okay? Uh, quello che, io, quello che io direi è, e lo so che è estremamente difficile perché molto spesso significa affidarsi completamente a una persona, cercate magari di trovare una voce che, eh, della, quale, della quale vi fidate e eh, fate in modo che quella sia la persona con la quale eh, interloquire e alla quale fare domande relative alla tecnologia. Perché vi ripeto, un albergatore non avrà tempo di starci dietro, è impossibile. Okay. è difficile anche per noi che, che lo facciamo ogni giorno considerare la, la mia routine giornaliera è io comunque mi sveglio molto presto la mattina ma io quasi fino all'ora di pranzo il mio lavoro è soltanto uh, lettura di quello che c'è quello di, quello di nuovo informazioni su quello che c'è di nuovo eccetera quindi metà della mia giornata è studio sulle novità è il motivo per il quale poi eh, il, il, io ti dico ho tanti clienti che eh, ormai neanche chiedono più consulenza da me, hanno contratto con me soltanto perché vogliono sapere magari dove sarà il mercato da qua un anno. Ok, quindi eh, questo è un po' il, quello che posso, posso consigliarvi. Il problema è come la filtrate, perché c'è anche un sacco di rumore. Per esempio, Metaverso e NFT. Ok, quindi non, non c'entro neanche, non le spiego neanche. Le spiego un po' sul libro, ma neanche c'entro. Ho letto le cose più atroci su questi due. Su questi due Ehm, concetti eh, scritti da persone che non hanno idea di che cosa, di che cosa stanno parlando per, per molte persone l'NFT è un'opera d'arte capisci quindi eh, abbiamo, abbiamo un grosso problema eh, magari se tu chiedi a 100 albergatori non sanno neanche cosa è il web 3 e questo, questo crea un, un problema ma è anche un problema nostro di noi consulenti, per, consulenti perché noi partiamo sempre dal, dall'assunto arrogante che gli albergatori siano stupidi l'applicatore non è stupido, l'applicatore non ha tempo di stare da queste cose, ce l'abbiamo a, a, a malapena noi, questo tempo. Quindi l'unico consiglio che posso darvi è iscrivetevi magari a un blog serio, uh, io il consiglio che do sempre, e ve lo do deontologicamente uh, senza nessun problema, perché non ho nessun contatto con loro uh, perché uh, pubblicano soltanto notizie di terze parti, ogni tanto mi hanno pubblicato ovviamente, ma non ho, non ho, non ho mai uh, preso un, un euro da loro. Uh, che è hotelmarketing.com. Di uh, solito hotelmarketing.com è, è un aggregatore di informazioni, quindi una specie di metamotore di informazioni, vi manda una mail al giorno se c'è qualcosa di interessante da sapere nel mondo dell'ospitality e del tech. Più o meno la uh, lo sapete, ok? E poi, eh, ovviamente, se eh, cominciate a fare qualche domanda scomoda anche i vostri consulenti, vedete come rispondono, magari se. Eh, da, dal modo in cui rispondono vi, vi fate anche un'idea se forse è il caso di, di guardare da, da qualche altra parte. E, però capisco, io sto anche pensando, eh, ci sto ragionando da qualche, da qualche giorno, forse, magari farò un post su LinkedIn su questa cosa. Eh, stavo pensando di creare un gruppo WhatsApp chiuso eh, dove, dove condivido soltanto informazioni tecnologiche che però arrivano da, da fonti chiare, insomma, che non sia fuffa. Sto, sto cercando di capire come anche io possa fare un pochino il, il mio, e, o magari dare qualche ora free dove magari parlo di qualche, di qualche aspetto legato alla tecnologia. Quindi, quindi non è che ci sia una grossa, una grossa una risposta univoca, perché l'albergatore deve occuparsi degli ospiti, non deve occuparsi dei software. Deve avere qualcuno che però i software li capisce, la tecnologia lo capisce e abbia una visione del, uh, del futuro però deve esserci un sentimento di fiducia, se manca quello purtroppo non se ne esce. Ok, mm, non posso che essere d'accordo, nel senso l'abbiamo abbia, ribadito, quindi eh, futuro, tanti possibili miglioramenti, automazioni e quant'altro, ma lì si torna, parlando di ospitality, comunque la cura dell'ospite è imprescindibile, insomma. Allora io passavo un attimo a vedere eh, chat e domande. Ringrazio Stefania per i complimenti. Eh, sono d'accordo che sia stato un webinar molto interessante e intanto che leggo le domande ne approfitto per ringraziare Simone che ci ha tenuto compagnia e non ci ha solo spiegato il suo libro, ma ci ha spiegato il, il suo punto di vista sull'ospitality, che non è assolutamente banale, ma anzi eh, è frutto di tanta informazione e tanta riflessione. Torniamo alla domanda 1. Simone per carità è un giornalista, è un consulente, ma è un pensatore, quindi a tutti gli effetti è una persona che impiega tempo a capire dove va l'Hospitality e eh, ha impiegato quest'ultima ora insomma a spiegarci i suoi punti di vista. Eh, ringrazio davvero anche chi ci sta seguendo per gli apprezzamenti. Tutti i 42 anni sono poi, guarda. Sì, tutti i 42 anni, tra l'altro. Io ne ho appena compiuti 43, quindi mi, mi, mi devo togliere dal gruppo, mi, mi spiace. 1979, ma. Ah, 79, eh, come me. ok, Sì, sì, annata. 79, ma ottima annata, ma ho già compiuto gli anni. E va bene, io davvero non posso che ringraziare chi ci ha seguito, anche perché appunto uh, un ottimo indicatore che uso sempre nei webinar vedere con quante persone si comincia e con quante persone si finisce. Qua siamo rimasti belli costanti, quindi chi ha iniziato è arrivato fino ad adesso, quindi penso che sia il miglior complimento che possiamo fare a Simone a questo webinar. Quindi grazie di nuovo a tutti, riceverete domani il link con la registrazione e ci si vede ai prossimi webinar della 5 Academy. Ciao a tutti. Grazie a tutti.